Questo focus lo facciamo un po' perché appunto come in termini di film l'Iran sta offrendo tantissimo, tanti titoli importanti che vincono i festival internazionali, e poi soprattutto perché l'abbiamo dedicato a Felicetta Ferraro, una nostra storica collaboratrice fin dalle prime edizioni, alla quale dedichiamo anche un premio, perché Felicetta purtroppo è venuta a mancare l'anno scorso e vogliamo però ricordarla con questo focus forte, con un premio, si chiama Premio Cinema Iran 2020, che andrà al miglior film iraniano votato appunto da una giuria di esperti, ed è un modo per noi per ricordare una grande collaboratrice, una grande amica, una persona che ha dato anima e cuore al festival, lei che era una delle massime esperte di Iran in Italia. Il titolo che abbiamo scelto è Visual Voices, è un titolo che crediamo sia molto indicativo della forza che hanno le immagini nel comunicare i messaggi di cambiamento che arrivano dal Medio Oriente, quindi Visual Voices inteso come immagini e parole che lanciano messaggi che vengono da film, che vengono da opere artistiche, da fotografia, da progetti culturali in senso generale, e con i quali gli artisti, i registi che li hanno creati vogliono comunicare al mondo storie di vita, ma anche appunto messaggi di cambiamento e di impegno sociale rivolti a un futuro migliore sostanzialmente. La Palestina avrà una grande rappresentazione con due anteprime, sabato sera Between Heaven and Earth, che è l'ultima commedia della regista palestinese Najwa Najjar, che è una importante appunto regista donna, ed è un film molto atteso, e chiudiamo con la Palestina anche con Gaza Mon Amour, che è l'ultimo film dei fratelli gemelli terribili palestinesi Tarzan e Arab, che sono già stati ospiti al festival. È una commedia dolciamara girata a Gaza, una storia d'amore che non riesce ad esprimersi tra due sessantenni, con momenti di grande ilarità ma anche di grande introspezione in una Gaza in cui si vive con tutte le complicazioni del vivere a Gaza. Fin dall'Afghanistan c'è un bellissimo film d'animazione, Le rondini di Kabul, tratto da un romanzo bestseller di Yasmin Kadra, ma anche la Giordania con Waterproof, che è un documentario su un gruppo di donne che decidono di fare diventare idraulico, in un paese in cui l'emancipazione femminile è ancora un tabù, ma anche il Libano. Presenteremo un documentario che si chiama Beirut, la via rose, ed è un modo per guardare al Libano, alla società attuale, alla situazione attuale del Libano, di Beirut, con uno sguardo diverso. Un documentario molto bello sulla elite cristiana e quindi su questo jet set della società libanese che magari non ci si aspetta che possa esistere, e invece una delle mille facce contraddittorie della società libanese. E poi abbiamo anche la Turchia con diversi titoli, Israele, insomma un po' una panoramica complessiva del Medio Oriente. Sicuramente attraverso il cinema si dà voce alle donne, si dà voce a storie che vedono appunto le donne come protagoniste, storie di emancipazione, ma anche appunto voglia di riscatto, di esprimersi, di cercare di trovare una forma di espressione, di rappresentazione attraverso il cinema, ma anche attraverso altre forme artistiche per le donne. Tra gli eventi speciali di punta a questa edizione c'è una bellissima mostra alle Murate che inaugura giovedì 8, si chiama 7x7, sono 7 giovani fotografi medio orientali invitati a raccontare la vita, la loro quotidianità nelle 7 città in cui vivono. Ognuno in un giorno della settimana, quindi andando a vedere la mostra sarà come trascorrere una settimana in Medio Oriente. E qui alla compagnia invece facciamo un focus su i fumetti, e si chiamerà Il Medio Oriente a fumetti, un'installazione, una serie di conversazioni, talk con illustratori, autori, cioè per guardare alle storie che vengono dal Medio Oriente in un'ottica diversa e con un approccio artistico più intimistico e più creativo.